Siamo portati a pensare che il mimetismo sia la capacità degli animali di nascondersi, ma in realtà è un fenomeno naturale molto più complesso e sfaccettato. È vero, moltissimi animali si nascondono negli habitat naturali dove vivono, ma tanti altri cercano invece di apparire, di rendersi visibili per rendere nota la presenza di un veleno o di un sistema di difesa micidiale con il quale si difendono dai predatori. La mostra è costituita da varie sezioni. La sezione degli animali vivi è sicuramente tra le più interessanti perché si possono apprezzare dal vivo alcune delle incredibili varietà e possibilità date dal mimetismo, sia dal punto di vista del camuffamento, sia dal punto di vista dei colori sgargianti. E poi ci sono le fotografie, sono più di 100 fotografie in grande formato che illustrano questo incredibile mondo. Tra gli animali più incredibili, forse, che si possono incontrare nei terrari qui presenti, c'è il geco dalla coda a foglia e il geco muschioso del Madagascar, che è veramente incredibile, in quanto veramente passerete probabilmente minuti a cercarlo nella teca, che comunque non è una teca gigantesca. E poi animali che invece si mostrano tossici con la loro pericolosità, come le mantelle del Madagascar oppure le rane freccia avvelenata del Sud America, che invece fanno vedere quanto sono pericolose e si mostrano proprio in tutto il loro sgargiante colore. E sono mostre queste che devono raccontare anche delle storie. Alcune delle storie sono riportate anche in filmati e video che potete vedere proiettati all'interno della mostra.